L'area è transennata da almeno 2 mesi per il crollo di alcune lapidi dovuto probabilmente al loro cattivo stato di manutenzione. In tutto questo tempo però nessuno ha provveduto a ripulire la zona per rimetterla in sicurezza. I visitatori che oltrepassano le transenne per posare i fiori sulle tombe dei propri cari defunti lo fanno a loro rischio e pericolo. Siamo nella zona nord del cimitero di Barletta. Dopo la segnalazione di Telesveva è intervenuta con un sopralluogo l'amministrazione comunale, che sino ad oggi non era stata messa a conoscenza di quanto accaduto. Ora, spiega l'assessore alle manutenzioni Lucia Ricatti, si provvederà a contattare gli eredi dei defunti le cui lapidi si sono frantumate al suolo per poi ripristinare la sicurezza dell'area. Situazioni simili si sono verificate anche in altre zone del cimitero, dove il comune ha già programmato degli interventi di manutenzione, in molti casi sostituendosi all'iniziativa dei privati. Noi siamo già lavorando per la impermeabilizzazione di tutti i colombari nella parte superiore, che erano ammalorati più di quello che pensavamo, e quindi l'impresa sta facendo un ottimo lavoro di impermeabilizzazione a protezione dei colombari. A giorni cominceranno anche i lavori di imperniazione, cioè saranno messi dei, diciamo volgarmente chiamati, bottoni, proprio per evitare gli episodi che si sono verificati, come quello che abbiamo visto con voi stamattina, anche se l'invito è quello, magari anche la cittadinanza, di fare maggiore attenzione alla cura delle proprie lapidi, o comunque a segnalare eventuali anomalie che possano poi creare questo distacco. Il sopralluogo di stamattina è servito anche a risolvere i disagi causati da un cortocircuito nelle celle frigorifere della camera mortuaria, ad evidenziare che i problemi di manutenzione di un cimitero così grande sono all'ordine del giorno e richiederebbero un'attenzione costante da parte degli uffici comunali preposti. Ma le criticità non riguardano solamente la riqualificazione degli spazi esistenti. La disponibilità del cimitero ad accogliere nuove salme è infatti sempre più ridotta. Per questo motivo, tra gli interventi finanziati dall'amministrazione, c'è anche la costruzione di 900 nuovi loculi nella zona nord e di 240 ossari nella zona sud. I lavori sono già iniziati e si concluderanno nel mese di settembre. Stiamo ristrutturando i colombari, che erano davvero in condizioni pessime di instabilità strutturale. Tutta la guaina era tutta deteriorata e quindi pioveva all'interno delle tombe. Stiamo facendo l'imperniazione delle lastre per evitare che queste cadano, perché il tempo e il luogo, anche esposto al mare, determina fragilità del marmo e quindi cadute a terra dei marmi, delle lapidi. Qua stiamo vedendo, come vedete, la costruzione a tempo di record dei loculi, di circa 900 loculi, per far fronte alla richiesta, alla domanda dei cittadini che vogliono seppellire i loro cari all'interno dei loculi. Purtroppo il cimitero è in una condizione di esaurimento proprio di spazi, e quindi aspettiamo davvero con grande trepidazione la costruzione di questi loculi.